il Centro Culturale Sabiese vi dà il benvenuto alla stagione di musica classica, ma anche no, intitolata Appunti Sonori. Appunti Sonori perché ci piacerebbe che ognuno di voi andasse a casa e riuscisse a iscrivere nel proprio cuore una piccola frase di ricordo della esecuzione, del brano che è più piaciuto o anche dell'artista che si è presentato. E in particolare Appunti Sonori è un qualcosa di diverso, è una formula che cerca di unire varie polivalenze del territorio, tra le quali la fase artistica, le mille cose che si possono vedere sul nostro territorio, e quindi abbiamo ideato delle visite guidate su Taggia per quest'anno, dalle 18.30 alle 19.30, poi convenzione con i ristoranti del borgo, al fine che anche gli esercenti possano effettivamente lavorare e guadagnare da un turismo che possa essere anche un turismo che cerca l'evento culturale, poi ambientazioni in costumi d'epoca nel rione che ospiterà il concerto, grazie anche al Comitato San Benedetto che ci permette di approcciare in questo modo il nostro territorio, e poi alla fine un concerto di musica classica. Da quest'anno appunto riusciamo invece a rendere unite due realtà che sono la spiaggia da una parte, il nostro entroterra, il nostro centro storico dall'altra, e quindi è il primo concerto a battesimo di una, speriamo, lunga collaborazione alla quale vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo di essere intervenuti. La protagonista di questa sera è una chitarrista di fama internazionale, Sara Gianfelici, che per un periodo ha preso proprio una parentesi, una virgola del proprio tempo per dedicarsi ad altro, e ritorna sulle scene questa sera con un programma così come vi è stato dato, ma che meglio cercherà di illustrarvi lei. Il brano che vi suonerò si intitola La canción del emperador, è stata scritta su un antico tema di una composizione vocale di Josquin des Prez, e l'autore è Luis Narváez. E si chiama così perché è molto amata da Carlo V, imperatore su cui il regno non calava mai il sole, e questo la dice lunga su come un titolo originario, I mille rimpianti, potesse essere preferito da un imperatore che appunto, come forse più di altri uomini, aveva molti sospiri quando si sedeva allo strumento. Buon ascolto. Mm.